andare a indicare la provenienza delle merci dalle colonne italiane sui prodotti che adesso sono soltanto indicati come provenienti da Israele, no? E possa essere un passo avanti nella direzione di anche sensibilizzare le persone al consumo di al non consumo dei prodotti che provengono dalle colonie in cui Israele produce. Sì, c'è l'obbligo di mettere l'etichetta. Sì, in etichetta sì, non prodotti in Israele, ma la provenienza dalle colonie, non da Israele, non ma dalle colonie. Questo passa con me. In realtà è un'annotazione, ma la pongo in domanda, diciamo. Prima hai parlato di movimenti, no? Quello che mi chiede è questo: quale tipo di azione, appunto, si può attuare verso i settori, i gruppi, le formazioni della sinistra, non della sinistra, insomma le formazioni politiche che in qualche modo già esistono, no? Mi spiego meglio. Io vedo nella questione palestinese e in generale sulla questione dell'eredità coloniale, no? Dell'eredità coloniale un grandissimo punto cieco anche delle formazioni più radicali, anche chi lo ammette non ne fa un punto discriminante, non so come dire, no? Non è che ci si costituisce su quello. Sì, un vago pacifismo, quando c'è la guerra siamo pronti a mobilitarci, dopodiché finite le bombe, di solito il retaggio coloniale non diventa effettivamente una questione discriminante, si formano gruppi, si disfano, si rifanno, però nessuno lo pone come una prerogativa. Io faccio parte di una formazione politica, penso che molti di noi ne fanno parte, anche se diverse, però è molto difficile dire, vabbè, però si parla con chi mette questa cosa, no? Perché la questione è molto complessa, ha ragione il compagno, è molto complessa, geopoliticamente lo sta diventando ancora di più, dall'altro lato è anche semplice, no? È complessa e semplice, è complessa per tutte le variabili che ci sono, è semplice perché se uno pensa che il problema sia una politica di emancipazione, non può che essere anticolonialista e contro i retaggi del colonialismo. Mi chiedevo cosa, a me ad esempio ha colpito molto, lo dico solo così, tutta la vicenda di R. De Luca, delle posizioni prese da R. De Luca, mi ha colpito perché è un intellettuale, oltre a testimoniare della fine della modernità ebraica, come dice Traverso, no? Cioè del passaggio dalla critica al potere, ma oltre a questo testimonia di un intellettuale che ha parlato con le frange più radicali, diciamo, dei movimenti, e proprio sulle questioni, ad esempio, poi avesse parlato su questioni di salario, no? No, ma proprio sulla questione della militarizzazione del territorio, quindi se non capisce una faccenda così semplice del popolo che a cui è negato, no? È negata la terra così, eppure le ultime posizioni, certo, legate alla vicenda della rivolta dei coltelli in Palestina, De Luca storicamente, ma esatto. Come Roberto Saviano, anticipate e arrivate a conclusioni obiettivamente non difficile da tenere dal punto di vista logico, perché quando uno come De Luca, così, se volete, raffinato di questo tipo di cultura, dice: ma che volete, perché protestate contro l'occupazione israeliana? Quella terra è sempre stata occupata, capite che logicamente, come dire, cioè non denunciare uno stupro perché la donna è sempre stata oppressa, no? Cioè, è un'assurdità logica. E tuttavia un intellettuale che ha parlato alla sinistra e alla sinistra più radicale, questo pone. Quindi, dicevo, come si fa a condizionare un po' questa mancanza di presa? Per quel che riguarda la sua domanda sui provvedimenti dell'Unione Europea, mi sembra che l'Unione Europea arrivi sempre ultima a fare cose che avrebbe dovuto fare subito, perché i territori occupati sono, gli insediamenti sono illegali, no? E quindi tutto quello che viene prodotto
dagli insediamenti è illegale, quindi questo l'avrebbe dovuto fare già da tempo, come avrebbe dovuto fare già da tempo altri interventi, soprattutto intervenendo da una parte, a mio parere, sugli accordi militari, mentre invece Israele fa parte, in ogni manovra aerea c'è sempre Israele di mezzo, no? E soprattutto anche da parte degli accordi economici e dei rapporti tra le università, no? Ma l'Unione Europea si limita a questi provvedimenti marginali che poi sappiamo benissimo come vengono superati, perché poi le etichette vengono messe da qualche altra parte e la cosa gira, insomma il mercato e il commercio hanno tutti gli strumenti per saltare e nell'Unione Europea si mette a controllare poi di fatto la cosa, lo pronuncia in un momento in cui ovviamente i comportamenti dei governi israeliani, gli schiaffi in faccia dati a Obama, perché di questo si tratta, e gli schiaffi in faccia dati anche all'Europa numerose volte, insomma a un certo momento spingono a un minimo a prendere un qualche provvedimento di questo genere, ma che non cambia sostanzialmente le cose. Le sinistre, un dramma ragazzi, un dramma, è una tragedia. Perché? Perché tutte le forze di sinistra, dire la forza di sinistra è una battuta, insomma, sia chiaro, no? Rifondazione, Partito dei Comunisti Unitari e così via, nell'ultimo congresso del Partito dei Comunisti Unitari, io conosco bene Maurizio Musolino, no? C'è scritto che loro vogliono la soluzione dei due popoli e due stati e il diritto al ritorno dei profughi. Ora, come questo si faccia, vero? Non è molto, molto chiaro. Quando il signor Bertinotti è andato in visita al Parlamento palestinese, a conferma sempre di quel discorso del colonialismo non risolto, no? E dei legami con Israele che tutti hanno, ebbe a dire che Israele è un luogo dello spirito. Ma è spiritoso comunque per te, nostro. Nel senso che è un luogo dello spirito. No, se avesse detto un luogo dello spirito di sopraffazione, bene, ma siccome si è fermato e ha poi chiesto che fossero staccati i collegamenti video con i parlamentari di Gaza, tra l'altro, no? Il caso Saviano è, come dire, un classico, sta dentro il libro, perché è troppo un classico, e siccome abbiamo scritto il libro dopo la vicenda di Charlie Hebdo, dove abbiamo visto questa marcia miserabile, no? In cui tra i primi c'era anche Netanyahu, no? Abbiamo ricordato una vicenda. Enzo Apicella pubblica su Liberazione una vignetta con il cancello di Auschwitz e la scritta «La fame rende liberi». Che cosa scrive il nostro? Se avete la pazienza di ascoltarmi. Il nostro scrive. Il nostro chi? Henry De Luca. Henry De Luca scrive «Le parole impronunciabili. Non cuocerai l'agnello nel latte di sua madre, è scritto nel libro sacro. Non trasformerai la madre della vittima in complice del macellaio di suo figlio. Accusare Israele di affamare la Palestina usando la scritta nazista del campo di sterminio di Auschwitz è cuocere l'agnello nel latte della madre. È scritto. Questo lo facciamo nel Medio Oriente da mille anni. Non si può prendere la sigla del peggior crimine dell'umanità e rivoltarlo contro i discendenti delle vittime, ma è stato fatto per leggerezza o per insulto. La chiusura intermittente dei varchi di Erez Israele non è fame. Dopo l'attentato della Libia sono rimasti serrati per 24 anni. Un muro che separa fa male, ma non è fame. Gli ha risposto sul manifesto un israeliano dissidente che ha vissuto in Italia e conosce molto bene la situazione italiana, che si chiama Isaac Lahore.
e il titolo della risposta è quell'assordante silenzio sulla morte della Palestina. Se si traducesse l'articolo uscito con il discorso sul manifesto di Eri del Luca in ebraico, lo si facesse leggere a qualunque israeliano, questi lo identificherebbe senza dubbio come un testo tipico di un membro del Likud. Al di là della discussione ipotetica sulla parola fame, bisognerebbe ricordare che Israele cerca di affamare i palestinesi nel tipico modo che Giorgio Agamben ha scritto nel suo Homo Sacer, facendo appello all'aiuto umanitario subito dopo aver distrutto tutto. Questo è il signor Henry De Luca. Le sue contraddizioni se le viva, no? E certamente, scusate, il classico, il famoso libro Il tradimento dei chierici risale agli anni 30, mi sembra, no? Di Julien Benda, no? E quindi fa parte della quasi totalità degli intellettuali italiani i quali servono, i quali hanno tradito il loro ruolo, no? E pochissimi, poi ne possiamo citare pochissimi che questo ruolo non lo hanno tradito. Conta poco, sappiamo. Il più pesante è la verità, non ho niente di particolare da dire se non una constatazione di questo genere. Mi veniva da pensare che stasera l'idea di, come dire, di parlare, di fare questa conferenza, di incontrare Tradardi, di parlare di questo libro e di farlo con la comunità palestinese, con i compagni palestinesi, ha colto, direi, un momento fondamentale, un momento importantissimo. È una risposta a quello che sta succedendo in questi giorni a Parigi e con tutto quello che intorno si sta dicendo e si sta facendo. Di fatto è da stasera parte, è partita qui con questa iniziativa un'altra narrazione, comunque stasera, di quello che è successo a Parigi. E lo dico perché quello che mi sembra fondamentale è proprio questo: al centro delle contraddizioni che stanno emergendo c'è proprio il non aver risolto il problema palestinese, non c'è ombra di dubbio, sono d'accordo. C'è anche la questione curda. C'è sicuramente in primo luogo il diritto di questi popoli ad avere una patria, una terra, una vita autonoma e indipendente. Ma volevo insistere su questo aspetto che mi colpisce moltissimo ed è in tutta questa vicenda la narrazione che viene fatta da chi ha in mano il controllo dei media. La narrazione che viene fatta della vicenda della strage di Parigi da parte di chi appunto ha le leve del potere in mano è una narrazione spaventosa. È una narrazione spaventosa non solo perché è mistificatrice, perché non dice che le vittime fuori dall'Europa sono altrettanto vittime rispetto a quelle che ci sono state a Parigi. È mistificante perché non dice che ci sono state molte più vittime fuori. È mistificante perché non dice quello che il colonialismo e l'imperialismo da tanto tempo hanno seminato in queste aree e quanto odio hanno seminato in queste aree nei confronti del mondo occidentale. Ma sta nascendo, sta riproponendosi per la verità, una forma davvero spaventosa di eurocentrismo, di superiorità della cultura e del mondo occidentale. Quando, quando in questi giorni ha dichiarato
con un cipiglio particolare. Questi hanno osato colpire la patria dei diritti, la Francia, la patria della cultura. Come hanno osato colpire il popolo superiore. E questo che sta succedendo, secondo me, ha un rilievo enorme, non solo perché sposterà a destra moltissimo la coscienza, l'asse politico in questo continente, eccetera, ma ha un rilievo enorme perché ci contribuisce, io credo, a smobilitarci, ci frantuma, ci frammenta, ci divide, hai ragione quando sottolinei questo elemento, ci smobilita, ci divide, perché ci toglie in qualche modo quei concetti, quelle capacità che erano strumenti con i quali noi sapevamo analizzare le contraddizioni e i rapporti di forza a livello internazionale. Ci hanno tolto, ci stanno togliendo la capacità di analizzare, ha ragione il compagno palestinese, di analizzare le contraddizioni. Ci hanno tolto parole molto, parole fondamentali. Penso ad esempio, appunto, diceva prima Tradardi, il retaggio del colonialismo, come se non ci fosse stato. È sparito, non è più una chiave con la quale noi interpretiamo gli eventi, le risposte dei popoli. Non lo usiamo più. Cioè, sembra che il processo migratorio, che è un processo che sarà inarrestabile, non abbia cause, non abbia un motivo, una radice storica. Sembra che non ci sia stata storia per 200 anni, i crimini compiuti non ci sono stati e non ci servono per capire quello che è accaduto. Non ci stanno privando dell'uso di termini come capitalismo, come imperialismo, senza i quali non capisco quello che succede, non possiamo capirlo, non siamo in grado di davvero rispondere adeguatamente a questi processi. E mi viene in mente, siccome Tradardi ha citato Fanon, un testo, davvero un testo per molti aspetti vecchio, no? Un testo della nostra generazione. In questo testo c'è un concetto straordinario, che è quello internazionalista, dove l'internazionalismo non è soltanto un buon sentimento, ma è capire le implicazioni, i rapporti di forza e dove stanno le responsabilità e le cause. Questo è l'internazionalismo. Non è soltanto un vogliamoci tutti bene, c'è poi anche questo, perché ci hanno privato anche del sentimento, se vogliamo, non solo della capacità di analisi, anche del sentimento, perché in questo libro ci sta scritto un concetto di fondo, e cioè che la mia libertà e la mia liberazione è direttamente proporzionale alla liberazione del popolo palestinese, del popolo curdo, di tutti i popoli oppressi. È direttamente proporzionale. Io non sarò libero in questa stronzissima Europa se ci saranno i palestinesi senza patria, eccetera. Non a caso questa Europa qui è un'Europa, e lo stiamo vedendo in questi giorni, davvero infame, perché dopo aver messo i popoli nella, i popoli africani, medio orientali, nella miseria più atroce, avere razziato e derubato questi popoli, dopo aver seminato povertà anche all'interno della stessa Europa, 130 milioni di poveri, eccetera, dopo aver scelto la linea dell'austerità, è pronta a sfondare, a sforare i vincoli che sembravano un dogma sceso da Dio. Il vincolo del rapporto debito-PIL, per fare che cosa lo possiamo sforare? Per comprare, per fare 3 miliardi di investimenti ancora in armi, perché ci dobbiamo vantare, noi faremo dei raid ancora
più efferati. Questo è davvero interessante, questo elemento, perché noi non possiamo rispondere, io sono convinta, a tutto questo se non con la capacità di fare una diversa narrazione delle cose. Spetta a noi, spetta alla sinistra con le sue contraddizioni. È chiaro, da molto tempo parliamo di linguaggi diversi, da molto tempo la sinistra è dentro una torre di Babele in cui ognuno parla la lingua che con i suoi, con il suo piccolo gruppo ha coltivato, ma io credo che dobbiamo accettare di avere delle contraddizioni al nostro interno, ma non possiamo non unirci nel condurre una narrazione alternativa fino in fondo di tutto questo. Perché lo dice Fanon, e voglio ricordarlo perché è un sentimento importantissimo, insomma, no? Si è uomini insieme, si è uomini insieme. I movimenti pacifisti degli anni in cui io ero giovane erano movimenti che traevano appunto la loro forza proprio da questo. Cioè dobbiamo restituire alla parola pace la carica utopica che in questa parola c'è, che passa però attraverso la eguaglianza, la giustizia. Non c'è pace se non siamo capaci di mostrare i meccanismi profondamente iniqui che ci sono dietro a queste scelte, e non siamo in grado appunto di smascherare fino in fondo tutto questo. Ecco, mi permetto, insomma, di fare un'osservazione di questo genere, perché diversamente siamo vittime dell'impotenza e dobbiamo rassegnarci di fronte a forze soverchianti. Sono chiaro che sono forze soverchianti. Molti compagni, molte volte qualcuno dice che è colpa di Hamas o colpa di Qatar. Quando ha vinto le elezioni di Hamas, poi è stata spostata. Quando Hamas vise le elezioni, c'è stato un complotto contro Hamas. Tu questo nel libro lo metti in evidenza. Ci puoi illustrare sinteticamente cosa è successo e il perché? È successo che l'esportatore di democrazia per eccellenza, il nostro George W. Bush, finalmente mette d'accordo, convince Sharon sull'opportunità di 10 anni di distanza dalle prime elezioni seguite agli accordi di Oslo nel 1996 di fare elezioni. Sempre in base agli accordi di Oslo, la legge elettorale deve essere fatta da un comitato congiunto israelo-palestinese e europeo. Morale, gli abbiamo preparato una legge di tipo, una specie di Mattarellum. Mattarellum, tu ne hai parlato male, ma invece merita attenzione perché esporta le sue pensate. Allora, in un momento in cui bisognava fotografare con la massima precisione la situazione politica interna palestinese, l'unica legge applicabile doveva essere il proporzionale, no? E infatti Jamil Hilal, che è un sociologo di Ramallah, no? Dopo il risultato elettorale fu d'accordo con me a dire che quello era il momento di una legge elettorale. Questi invece si inventano una legge, la metà si elegge col proporzionale, lì Hamas vince col 43 circa e gli altri 41, quindi erano Al-Fatah erano lì vicino, era di... ma sulla parte invece maggioritaria Hamas lavora nel modo migliore possibile, mettendo in ogni distretto, in ogni collegio un candidato solo, mentre gli altri ne presentano 3-4, Morale dall'altra parte ne prende 40, più di 40 su 67, quindi raggiunge l'obiettivo che avevano previsto, in una intervista con un giornalista israeliano nel mese di dicembre, di avere quasi l'80% del 76, così, una cosa del genere. Che cosa succede il giorno dopo delle elezioni? Succede la stessa cosa,
che accadde in Cile dopo la vittoria di Allende. Scusi. Dopo le elezioni, chi ha organizzato le elezioni le ha persi e chi l'ha vinti ha fatto il governo. Non abbiamo fatto come in Cile, è il mondo che ci ha fatto l'embargo. Cile fu un colpo di Stato, nessuno ha fatto un colpo di Stato in Palestina. No, ma in Cile Nixon disse: Hamas fece il suo governo, sì, e il mondo la boicottò. Cioè, non è che Nixon però disse ai suoi: mi dovete far fuori, siccome sono persone anche molto educate, mi dovete far fuori quel figlio di puttana di Allende. Che cosa succede il giorno dopo la vittoria di Hamas? La signora Condoleezza Rice, no, comincia a lavorare per evitare che ci fosse un governo di Hamas. Vabbè, ne hanno fatte, allora, si fa prima un governo, poi c'è un governo di unità, poi c'è vari tentativi e così via, no? Ma alla fine il problema è che Abu Mazen dimette Haniyeh, nomina Fayyad, no? E questa nomina doveva essere approvata dal Parlamento e dentro un mese di tempo non è avvenuto nulla. Che cosa è successo a Gaza? A Gaza c'è stato un tentativo guidato da Mohammed Dahlan, che è un uomo dei servizi di sicurezza legato strettamente a quelli israeliani, di fare un colpo. Lui un colpo di Stato contro Hamas per impadronirsi della striscia di Gaza. Ora, queste cose sono state raccontate con molta precisione da Alvaro De Soto, che era il rappresentante delle Nazioni Unite nel famoso quartetto della Roadmap, e lui si dimette e pubblica, ecco, dà al Guardian il suo report in cui descrive tutto quello che era successo, no? Invece di approvare la vittoria di Hamas e di dargli lo spazio politico che Hamas aveva cercato, no? Invece tutto contro Hamas. Ma la prova, come dire, di tutto questo c'è in un articolo di un certo giornalista americano, il quale trova riesce a prendere dei documenti segreti del Ministero degli Esteri, Ministero degli Esteri americano, che confermano tutti questi passi che erano stati progettati per impedire ad Hamas di governare secondo il suo diritto. E questo articolo lunghissimo è apparso su una rivista di estrema sinistra. Più sinistra non si poteva immaginare. La rivista è Vanity Fair, no? Su Vanity Fair appare tutta la storia, no, di questa vicenda qui, no? E cioè Hamas naturalmente risponde e impedisce che quelli dell'NP, no, si impadroniscono del potere e fanno un controcolpo. Ora il governo palestinese è di unità nazionale. Ora, sì. Voi siete a favore del popolo palestinese, dovete sostenerci, non siamo noi il vostro avversario, è l'Israele, il sionismo. Ma sì, ma non c'è adesso dubbio. Noi palestinesi, con la nostra contraddizione, infatti, propaganda interna, abbiamo un governo di unità nazionale, dovete starci accanto. Ma non c'è. Ma scusa, come dov'è il governo di unità nazionale? C'è. Dobbiamo raccontare bugie, non c'è. Non c'è. Il governo di unità nazionale è un governo che non funziona. No, tanto è vero che quelli al governo, che quelli che stanno a Ramallah non vanno nemmeno. Dio santo. Cioè la verità è che in questo momento un governo di unità nazionale. Oggi c'è. È solo formalmente. È colpa dell'Israele, mica dei palestinesi. Eh? È colpa dell'Israele, come dice l'Unione del. Come si chiama? È un accordo nazionale fra Hamas e tutte le fazioni palestinesi, non so di chi sta. Ora, oggi c'è un governo di unità nazionale palestina. Ora, oggi c'è un governo. Ma critica il governo, io su però che. Preferisco che intervenga. Ci deve essere al nostro. Allora,
il barone può avere. Qua, quando Prodi vinse le elezioni, quel 51%, e Berlusconi contestava, dice siamo 50-50, facciamo un governo di unità nazionale, un governo, governone unico, Prodi dice no, ho vinto, faccio il governo io, mi prendo Camera e Senato. Hamas, io non sono di Hamas, bene, non sono con nessun movimento religioso, odio i religiosi al governo, ovunque sia. Hamas vince col 70%, propose ad al-Fatah un governo di unità nazionale, propose a loro questo, Condoleezza Rice dice no, e Abu Mazen acconsente. Questi stronzi di americani che costrinsero Arafat a lasciare i poteri a un primo ministro, che richiamò Abu Mazen, a elezioni vinte da Hamas, che a Parlamento che doveva esistente, che avrebbe dovuto fare solamente la politica delle cose correnti, si riunisce il Parlamento, vota una mozione che il primo, che il presidente, che era Abu Mazen, ha l'autorità di sciogliere e di dimettere il primo ministro. Arafat no, era contro la pace, conteneva tutto il potere, quindi deve cedere i poteri a un primo ministro. Quando c'è Abu Mazen dicono no, diciamo questo non è che sono bani sporchi che si lavano in pubblico, ma è la verità alla base di questo, delle pressioni americane. Praticamente Hamas propose di un governo di autorità nazionale, al-Fatah dice di no su pressioni americane, tutto certificato, documentato, ce ne va traccia anche nel libro, e ci sono tracce anche nei famosi papers che il signor Saeb Erekat dice, se questi documenti, a chi conosce la situazione, fossero usciti dal mio ufficio, io mi dimetto. I documenti pubblicati dal Jazeera erano usciti dall'ufficio di Saeb Erekat, e Saeb Erekat ancora lì. Il Parlamento, che doveva solamente dirigere il traffico, e diede a Abu Mazen un potere che non avrebbe dovuto avere, è quello di dimettere il primo ministro, e quindi dimise Ismail Haniyeh e fece un governo suo. Adesso la situazione che è diversa, comunque sia, tornando era un colpo di Stato praticamente, quello lì, perché nel Cile il signor Nixon, in un'intervista pagata a lui 2 milioni di dollari, dice abbiamo speso 8 milioni di dollari per fare il colpo di Stato a Pinochet. Allora noi dobbiamo aspettare fra 10 anni che Condoleezza Rice dice sì, abbiamo dato a Mahmoud Dahlan 10 milioni di dollari, le abbiamo date le armi dagli inglesi, abbiamo portato i suoi uomini in Inghilterra, li abbiamo addestrati per andare a uccidere e i rappresentanti di Hamas, dobbiamo aspettare loro. Ma sono cose che la gente di Gaza le sa, noi le sappiamo, i palestinesi sanno questo, i palestinesi che vivono in territori occupati, i cubani italiani che vanno e vivono, vedono i territori occupati, vedono quanta corruzione c'è, purtroppo, non è che lo dico per vanto perché mi piace, ma lo dico per affinché anche i compagni italiani capiscono questa situazione qua, e perché persone laiche come me possono difendere ad un certo punto allora Hamas, perché i religiosi non vanno difesi assolutamente, perché i religiosi, tra darti può essere solidale con Gaza, porta i soldi, porta alimenti, porta elettricità, porta tutto, però quando si insediano quelli lì al potere si dimenticano di tra darti, diventa un comunista o un laico o un occidentale eccetera. Questi sono religiosi, quindi noi abbiamo a fare con questa gente a chi diamo. Però allora il colpo di Stato fu questo, come quando il signor Assisi fece lo stesso colpo di Stato contro Morsi comunque era stato eletto democraticamente, poi dopo abbiamo avuto Assisi, però tutto funziona. Guarda, gli americani, come poi anche diceva, e l'Europa, come diceva Cristina, austerità, la Grecia per 6 miliardi che doveva dare il Comitato Europeo a tutta la Grecia, la signora Merkel disse no, ma 14 miliardi per separare l'Ucraina sì, l'Europa le aveva da dare. Questa è la politica che governa il mondo, purtroppo, quindi anche tracce di questa politica arrivano a noi, e per questo in Palestina, come diciamo adesso, un governo di unità nazionale di fatto non c'è, perché ancora adesso l'autorità nazionale palestinese fornisce a Israele i nomi
di tutti i feriti, le loro case dove sono, in quali ospedali sono recuperati. Israele va in ospedale a prendere i feriti, li uccide e li riporta l'autorità nazionale palestinese, che guarda. Viva la lotta del popolo palestinese, non vi chiediamo solidarietà al popolo palestinese, non vi chiediamo il boicottaggio dell'Israele, noi vi chiediamo di comprare questo libro e di informarvi sulla causa del male in Medio Oriente, e che non sono le idee interne delle fazioni palestinesi. Viva la lotta del tutto il popolo palestinese. Allora il cap, ma prende la parola il cap. Buonasera a tutti. Volevo ricordare di, rispondendo all'appello dei giovani palestinesi per la giornata della mobilitazione internazionale a sostegno del popolo palestinese il 29 novembre, noi come GAP, come Gruppo Azione per la Palestina, ovviamente aderiamo all'iniziativa e quindi di dire, come abbiamo sempre fatto, di dire no all'occupazione e all'oppressione del popolo palestinese, di sostenere la resistenza palestinese in tutte le sue forme affinché si ottiene una libertà che abbiamo sempre sperato di ottenere, perché finché non si è liberi non si ottiene o non si può arrivare alla pace, perché la pace si fa tra uomini liberi e non si fa tra uno schiavo e uno schiavizzato e un padrone. Noi lanciamo anche delle iniziative di boicottaggio, in più li lanceremo davanti a più supermercati che vendono prodotti israeliani, perché qui a Parma, perché ovviamente è un contributo al massacro. Ogni bene che viene comprato qua, prodotto nelle colonie, è un contributo che chiunque può dare a Israele. In più, in giornata della mobilitazione internazionale, il 29 novembre, noi come GAP proietteremo un film che vi invitiamo, anche se potete, di venire. Il film si intitola Israele il cancro, è di Samantha Comizzoli. Per via del titolo, come potete notare, al momento stiamo cercando un po' di una sala dove proiettarlo, ma chi di voi utilizza Facebook, noi abbiamo la nostra pagina Facebook del GAP, Gruppo Azione Palestina, e quindi se potete consultare quella pagina, nei prossimi giorni avremo luogo e data e ora della proiezione, e se potete venire ci farebbe molto piacere. Viva il popolo palestinese, viva la Palestina! Credo scriverà un altro libro, atto così, però intanto prendete questo, perché è un buon aiuto alla causa. Noi continueremo adesso per 4 giorni a girare in Emilia Romagna a propagandare queste riflessioni. Grazie a tutti. Grazie.